è molto bene. Io volevo semplicemente dire che qui esiste il popolo di Monise, esistono i cittadini molisani, però mettetevelo in testa, non esiste la regione Molise. La regione Molise spende 200 milioni di euro all'anno per la sua burocrazia, per le sue consulenze, per i suoi appalti, per le sue amicizie. Con 200 milioni di euro all'anno si possono salvare non 3 ospedali, ma 10 ospedali. Le dico anche in testa, 10 ospedali, si può salvare la riabilità, si può salvare la scuola. Ora le aree interne hanno bisogno di scuola, di viabilità, hanno bisogno di sanità. Queste 3 cose sono in mano alla regione Molise. Mi dite perché da 20, 30 anni questa cosa non funziona? Perché non funziona? Lo dicono, l'hanno detto tutti, lo diranno il sindaco, l'ha detto Gigino, Franco, il mio carissimo amico. Tutti lo dicono. A proposito, c'è un dato di fatto, chi non sa leggere le statistiche dovrebbe poterle leggere. Vi assicuro che tutte le volte e hanno detto tagliamo, tagliamo l'ospedale, tagliamo per la nostra scuola. Esistiamo sì o no? 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 Facciamo così anche per gridare con forza il diritto di avere una sanità pubblica di qualità, sanità pubblica di qualità, e siamo qui per rivendicare il diritto, non per elemosinare qualcosa. Noi chiediamo elemosina, chiediamo il diritto e basta coi saccheggi che stiamo subendo da anni, basta. Lì c'è un manifesto fantastico: senza viabilità, senza scuole e sanità, le aree interne e la loro economia muoiono. Siamo qui per questo, per gridarlo con forza al palazzo, per gridarlo con forza alla politica, e non ce ne andremo da qua, non ce ne andremo, perché stavolta basta. C'è un Molise che non si arrende, c'è un Molise che vuole continuare a vivere nei nostri piccoli paesi, e non è un problema di numeri. Basta con questa logica dei numeri, basta, basta, abbiamo il diritto come persone, siamo persone che abbiamo gli stessi diritti di chi vive qua, di chi vive in una grande regione, di chi vive in una grande città, e grideremo con forza tutto questo e pretenderemo con forza questo. Alla politica regionale chiediamo un impegno. Questa scusa che siamo commissariati deve finire, deve finire. Noi dobbiamo mettere in campo una idea di sanità che vogliamo come Molise. Il Consiglio regionale ha il dovere di farlo, ha il dovere, aveva ieri e ce l'ha oggi. Quindi chiediamo questo anche a questo Consiglio regionale. Basta con questa logica di scarica barile. Grazie e buon lavoro a noi.